Campionato intercontinentale IBF pesi Mosca ieri sera a San Mango d'Aquino in provincia di Catanzaro. Sul ring il pugile di Reggio Calabria Giuseppe Laganà contro l'argentino Sergio Carlos Santillan. La telecronaca è di Luca Bindi e il commento tecnico di Nino Benvenuti. Laganà Santillan, 12 round, campionato intercontinentale IBF pesi Mosca. E dunque Giuseppe Laganà, 34enne, ritorna qui dopo 4 mesi, qui ha conquistato proprio 4 mesi fa la corona intercontinentale Mini Mosca e ora parte a questo assalto, no? A questi pesi Mosca, cercando di centrare qualcosa di importante contro il 33enne argentino Sergio Santillan, soprannominato El Tigre. È un nome altisonante, un nome che dovrebbe incutere un po' di paura, timore, ma lasciamo, tanto valgono i soprannomi che contano pochissimo. Alla fine è la dimostrazione di quello che sa fare l'atleta sul ring. Titolo vacante, campionato intercontinentale, campionato appunto pesi Mosca intercontinentale, questo Carlo Santillan pesi Mosca. Ecco intanto Santillan, peso chilogrammi 50 e 800, l'italiano invece 50 e 500. Eccolo qua il nostro italiano che cerca qualcosa di importante. Giuseppe Laganà, 12 riprese. Ecco Luigi Muratore l'arbitro. Poi abbiamo anche come giudici Francesco Rega, Matteo Frattini, il supervisore Benedetto Montella. Ecco qua. E poi gli inni nazionali. Attenzione agli inni. Si partirà con l'argentino. Adesso l'inno italiano, così come avete fatto per l'inno argentino. L'inno italiano per Giuseppe Laganà. Eccolo. San Mango d'Aquino in provincia di Catanzaro si lotta per vincere il titolo mondiale pesi Mosca, campionato intercontinentale
IBF 12 riprese tra il nostro italiano Giuseppe Laganà contro l'argentino che vediamo qui inquadrato Sergio Carlos Santillan. Ricordiamo che Giuseppe Laganà, 34enne, ha conquistato 4 mesi fa, sempre qui su questo ring, il titolo intercontinentale Mini Mosca. E dunque ora cerca di andare a conquistare qui qualcosa di importante nei pesi Mosca. Il titolo è vacante, dunque c'è grande possibilità, anche se l'argentino 33enne Sergio Carlos Santillan è pugile che fa male, è soprannominato El Tigre. E se è soprannominato il Tigre ci sarà un perché, evidentemente sul ring sarà di una ferocia incontrollabile, o meglio controllabile sicuramente lo sarà da parte del nostro Laganà, che alla pari del pugile argentino cerca di impossessarsi di questo titolo di campione IBF Intercontinental. Eh sì, la voce e il commento tecnico è di Sergio Benvenuti, un grazie al logicamente Nino Benvenuti, un grazie a, scusami, sì, Nino, stavo ringraziando invece l'assistenza al programma di Alessandro Gargiulo e il coordinamento tecnico di Alessandro Costanzi. È partita il primo round, che cosa ti aspetti? Subito l'italiano al centro del ring, lo vediamo anche con i calzoncini con la scritta Laganà, e l'argentino è riconoscibile dai calzoncini bianco-celesti. Allora Nino, questo incontro importantissimo, Laganà ha già vinto 4 mesi fa, ha preso subito il centro del ring. Sì, ha vinto, è lui che sta conducendo il match, meglio, sta al centro del quadrato e fa indietreggiare il pugile argentino, lo si riconosce anche dal bianco-azzurro dei calzoncini, dei guantoni rossi, e soprattutto anche perché è più alto di statura. Entrambi combattono in guardia normale con il sinistro avanti, ma adesso è proprio il sinistro del pugile argentino che arriva a segno, prova con il destro ma non ci riesce bene il nostro Laganà ad evitare quel colpo che poteva essere, perché era portato con molta molta foga. E prosegue ancora l'argentino, però Laganà è al centro del ring, studia la situazione. Speriamo anche che qui a San Mango d'Aquino il pubblico si riscaldi un po', perché c'è un gran silenzio, invece bisogna incitarlo un pochetto, questo ragazzo che tenta davvero l'impresa riuscita 4 mesi fa, anche se era un'altra categoria. E ancora Laganà che studia, finora si sono toccati poco. Sì, Laganà è con una grande emblema sul braccio destro, sì, un grande tatuaggio, cerca di capire qualche cosa del suo avversario, lo fa stando al centro del ring, guardandolo bene, e mentre intanto bravo qui Laganà. Invece Santillà è un pugile che si muove anche bene sul tronco e quindi è riuscito ad evitare dei colpi, ed invece è stato lui a portare un bel destro diretto, parzialmente evitato all'indietro da Laganà. Sergio Carlos Santillan, l'argentino, ora cerca di prendere il comando delle operazioni, studia ancora Laganà, però il da farsi adesso è, attenzione, un gancio di Santillan. Sì, portato dal basso all'alto, un pugno che è arrivato a segno, direi proprio è stato il colpo più bello finora, sì, di questo round. E l'ha messo a segno l'argentino. Non bene qui Laganà. Sì, è riuscito, come l'ho detto, si muove molto velocemente sul tronco Santillan, ed è per questo che riesce ad evitare quei colpi che il nostro Laganà cerca ogni qualvolta di portare. Sentiamo Oliva. Oliva, sentiamo Oliva. Peppe,
lui fa, visto, lavora di tronco e poi all'improvviso porta anche quel destro, non lo porto mai dritto, lo porto sempre un po' a schiaffo. Okay. La mano sinistra, basta, tranquillo, con la mano sinistra glielo blocchi e rimetti il tuo. Però Peppe, è importante che non alzi la testa, ricordi tutte le azioni che fai, perché con la testa in mezzo alle spalle, non tenere la testa alta perché qualche colpo largo lo becchi, ok? Quel sinistro, cerca di usarlo a scatto, ti serve a prendere la misura al destro, capito? Lo devi toccare con quel sinistro, ok? Quando lui attacca, mi raccomando, mezzo passo indietro, è subito pronto a tenere sotto misura, ok? Fuori e sulle mani, perché lui può fare un colpo largo. Glielo pari e metti il tuo destro. Glielo pari e metti il tuo destro. Questo è l'ultimo consiglio di Oliva. Che ne pensi, Nino? Beh, Patrizio naturalmente sa dare dei consigli molto precisi ed anche in questo caso ha avvertito il suo atleta, Laganà, di guardarsi da quel destro che in questo momento invece è arrivato a segno. È partito benissimo ora l'argentino. Attenzione, secondo round con... Sergio Carlos Santillan deciso, adesso qui però va vuoto, bravo a schivare il colpo, poi Laganà, però certo... Un po' troppo basso, fuori sì. Misura, però e l'ha evitato. Ancora al centro del ring, Laganà qua bravo, poi però non riesce a dare seguito a questa... Quest'attacco. Ecco, sto vedendo che il pugile argentino ha un bel sinistro lungo, come abbiamo detto all'inizio del match. Attenzione, ecco, attenzione, è impressionante, colpo. Impressionante colpo bellissimo. Di Santillan. D'altra parte bellissimo quel destro che è arrivato a segno in maniera precisa al di sopra del guantone e sopra la spalla sinistra di Laganà. Vediamo il seguito. Vediamo il seguito, ora è durissima, ancora colpito. Attenzione, Santillan vuole chiudere la pratica. Dice di non girarsi. L'ha già fatto più volte Laganà, un momento difficilissimo per lui. Deve tenere sulle mani naturalmente. Sì. In questo momento non deve pensare ad offendere, ma a difendersi da questa granuola di colpi che le sta portando il pugile argentino. Un momento durissimo. Attenzione, ancora in difficoltà. Laganà deve sfuggire, addio. Sente per lui un momento favorevole, ma l'arbitro interviene. L'arbitro interviene, è finita qua. E interrompe il match. Credo che ha fatto bene l'arbitro, perché in questo momento Laganà non avrebbe avuto molte possibilità per superare questo momento difficile. Santillana aveva preso ormai il centro del ring, l'aveva messo sotto misura, lo controllava ed i suoi colpi arrivavano in maniera precisa. Si mette in ginocchio proprio Santillan, poi va ad abbracciare Laganà, a confortarlo anche un po'. Non c'è stata storia, bisogna dire che ha preso in maniera un po' imprevista, perché il primo round vedremo, non aveva dato sensazione. Rivediamo il tutto. È impressionante. Un destro incredibile. Sì, di una potenza impressionante. Rivediamo il tutto. Ancora. Si apre un po'. Laganà, gran colpo però questo. Bellissimo, un colpo stupendo, un destro che è arrivato, portato con tutta la spalla e tutto il peso del corpo al di sopra del guantone e della spalla a difesa, perché era ben protetto, devo dire che era ben protetto Laganà, non era scoperto, era in un momento stava aspettando, eccolo. Vediamolo. Le vediamo ancora. Ecco, aveva portato il sinistro ed aveva poi riportato il guantone indietro, ma non è stato sufficiente. Guarda perché, com'è entrato, ecco, bene, vedi, ha studiato proprio la situazione e qua si apre. È stato... Beh, certo che questi sono colpi ai quali non c'è nessun rimedio, non c'è possibilità di difesa. Forse dopo il capo è ripartito subito Laganà e in quel caso lì si poteva forse attendere un attimo, cercare di, come avevi chiesto tu, di stare più coperto, di fermarsi, di non andare subito all'attacco. Invece è ripartito e ancora Santillan ha continuato a fare male fino a che l'arbitro non ha dovuto fermare l'incontro, che oramai era incanalato verso una vittoria comunque dell'argentino in tutti i casi, perché sembrava da un momento all'altro che il nostro Laganà dovesse di nuovo ricadere. Sì, Laganà è un pugile generoso, un pugile che a quel momento non ha pensato soprattutto a difendersi, ma a cercare di ritornare il male
mal ricevuto e quindi ha sbagliato, ma come si fa a dire ad un pugile che sul ring non ha naturalmente le idee chiarissime dopo aver preso un colpo così. Ed ecco qua la consacrazione tecnico di alla Sergio Carlos Santillana, appunto il capo tecnico dopo solo due riprese. Ecco qua la vittoria dell'atleta, del pugile argentino. È certo un peccato per il nostro Laganà che si era preparato, ora lo vediamo pure molto si è molto battuto, arrabbiato, sì. C'è un attimo, purtroppo c'è qualcuno di sotto devono intervenire anche le forze dell'ordine per un piccolo diverbio con uno spettatore. Forse volevano che continuasse, certamente devo dire che avrebbe anche potuto continuare, ma non vedevo uno spiraglio, una possibilità perché Laganà potesse sopraffare un avversario che ormai era lanciato serenamente, tranquillamente a colpire un pugile che ormai risentiva pesantemente di quel colpo che aveva incassato. E qua vedete rimangono un po' tutti perplessi perché in effetti c'è molta tensione, cerchiamo di capire. E adesso chissà se, attenzione, vedete, deve essere portato proprio via, c'è ancora da ridire qualcosa con uno spettatore, sì, mostrando verso qualcuno. Ci sta qualche parolina di troppo, no? Quando sì. Uno scende dal ring e deve essere accaduto. Ma non credo che abbiano avuto parole contro Laganà, perché lui ha fatto il suo dovere, anzi. Non poteva fare di più. Dopo. Generosissimo, sì, sì. Anche troppo generoso, forse fosse stato infatti, sì. Un po' più attento, più accorto, avrebbe potuto superare il momento difficile perché di quel lì secondo round. Il momento duro è proprio di ricompattarsi, di non riandare subito all'assalto, anzi. Di fermarsi un attimo, cosa che invece è mancata completamente al nostro italiano e dunque siamo in attesa del verdetto. È già stato al secondo round, ma c'è stata la consacrazione di Santillan. Chissà, adesso dobbiamo chiedere alla regia se proseguiamo anche con un altro incontro o il tempo per noi è oramai scaduto. A questo punto credo che si sia in chiusura. Qua non riusciamo a capire come mai rimanga ancora l'argentino sul ring. Sì. Forse si debbono calmare le un po'. Beh, a me non sembra che ci sia una grande confusione. Infatti, perché vediamo. C'è stato quello che prima aveva avuto un attimo così, un piccolo diverbio. Diverbio è stato portato via ed è finita. Non capisco per quale motivo si debba continuare ad attendere il seguito. Che non cioè, sia che peccato di un però, combattimento. Nino, un match che comunque doveva offrire molto, invece subito chiuso dopo solo due round, abbiamo visto davvero poco, non abbiamo neanche potuto notare davvero tutte le qualità di Giuseppe Laganà. Intanto arriva, anche se un po' in ritardo, però arriva ecco, anche la... Questa è quella che intendevo dire, l'acclamazione mancava. Del campione. Ecco. C'era solo la Coppa, ecco perché rimaneva anche Sergio Carlos Santillana ad aspettare la corona. E in effetti complimenti. La cintura di campione del mondo è quella che naturalmente determina per lui soprattutto il titolo. Peccato che non ci sia Montella, che non ci sia Laganà. Consegna la cintura e laurea campione intercontinentale. Eccolo IBF. Qua. Ecco, IBF Pesi Musca con questo Carlos Santillana. Avremmo voluto vedere, no? Un finale diverso, però queste sono le leggi dello sport. Il pubblico comunque rende omaggio a tale campione perché sì, così si è sportivamente naturalmente applaudito il campione, perché diciamo la verità che ha vinto in maniera chiara e pulita un incontro che noi prevedevamo invece sulla distanza delle 12 riprese sì.
e speravamo di vederle tutte, anche perché due pugili così combattenti avrebbero potuto dare vita ad un match molto entusiasmante. I pesi mosca poi sono velocissimi e quindi lo spettacolo poteva essere. E allora è terminato il nostro tempo a disposizione, ringrazio il commento tecnico di Nino Benvenuti, anche se davvero oggi è stata una manifestazione velocissima. Sì, è stata velocissima e ci dispiace perché avremmo voluto darvi uno spettacolo più completo. Sarà per un'altra volta.